Lasciata Lucca con i suoi tesori, il viaggio lungo la Francigena continua con la seconda tappa dell'itinerario proposto a tutti i soci Coop. La seconda giornata parte dal Topascio, passa dal padule di Fucecchio a bordo di barchetti per scoprire animali e ambienti unici e arriva fino all'antica rocca del paese di Fucecchio. Fucecchio nasce proprio, per quanto ne sappiamo, proprio in virtù della Francigena. Non abbiamo notizie di insediamenti precedenti. E tutto accade, diciamo, tra il IX e il X secolo, quando i conti cadolingi decidono di costituire una signoria territoriale proprio in questo punto dove la Francigena attraversava l'Arno. E quindi danno luogo alla costruzione di questo baricentro amministrativo dei loro possessi, che sarà poi il nocciolo da cui nascerà Fucecchio attuale. La via Francigena passava nel cuore del paese, il cammino attraversava il centro abitato dove oggi si trova Piazza Vittorio Veneto, a metà strada tra l'abbazia e il castello. Qui si snoda il tour dei soci tra il Poggio Salamartano, che domina la città di oggi, Torre del 1300 nel Parco Corsini, ultimo avamposto prima dei nemici lucchesi, il Museo Civico e la fondazione intitolata a un celebre fucecchiese. Esistono quelli che chiamiamo le stanze di Montanelli, cioè i suoi studi, quello che era a Milano e quello che era a Roma, dove si conservano gli arredi così come erano quando lui era in vita e vi lavorava quotidianamente, a partire dalla famosa lettera 22, la famosa macchina da scrivere che è diventata il suo simbolo. Dagli studi di Montanelli fino ai sotterranei del Palazzo della Volta, che ospita la fondazione. Sotto il centro di Fucecchio, secondo gli ultimi studi, esiste un vasto reticolo di gallerie. E a conclusione della seconda tappa, un nuovo tuffo nel Medioevo, grazie a un attore che recita poesie e scritti, da Cecco Angiolieri a Dante fino a San Francesco. Sono tornata qui a Fucecchio, non è la prima volta che vengo in questo percorso, perché la via Francigena fa parte della storia del nostro territorio, a prescindere da fattori religiosi o di altro genere. Lo stimolo è quello della curiosità, quindi, però è anche affascinante, perché appunto si ricorda un po' la nostra storia, e quindi insomma affascinante per me. Un timbro sul passaporto del pellegrino e via. Tra 7 giorni in forma Coop fa tappa tra San Miniato, Certaldo e Castelfiorentino per il terzo itinerario culturale dedicato alla Francigena, a cui possono partecipare tutti i soci di Unicoop Firenze. 6 gite in totale, lunghe una giornata, ogni sabato fino a maggio. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alle agenzie Argonauta Viaggi.